quali esperienze, dopo essere stato dirigente d'azienda, adesso ho uno studio personale e lavoro nel campo dell'IT. Quindi sono un po' a conoscenza anche di tutto un po' lo sviluppo del settore, che è stato un'evoluzione, è stata un'evoluzione grandissima in questi anni. In pratica il settore delle telecomunicazioni, dell'IT in generale, è stato quello che si è evoluto più di tutti, dove addirittura io penso si arriva che la fantasia quasi ormai supera la realtà, non c'è cosa quasi che possa essere immaginata, e direi che questa esperienza, il convegno l'ha anche dimostrato, non c'è cosa, dicevo, che possa essere immaginata che ormai possa essere realizzata, insomma. Devo dire che sono stato soddisfatto, anzi ho ringraziato. Sul piano personale, diciamo, ho invitato anche ad applaudere in modo convinto i relatori, perché effettivamente hanno dimostrato, si sono dimostrati all'altezza. Quello che è importante in questo settore è capire, visto che c'è una grandissima evoluzione, quello che può essere il punto di arrivo, cioè tutto quello che si può fare. Cioè, quando si propongono le soluzioni, non bisogna solo vedere le soluzioni immediate, ma tutto quello per comprendere bene le esigenze del cliente, le potenzialità, tutto quello che oggi è possibile fare. Quindi c'è un compito di aggiornamento, di formazione, che è indispensabile per eliminare, per fornire al cliente la migliore soluzione. Oggi siamo nella società della conoscenza, bisogna conoscere il massimo per fornire quello che al meglio, quello che per risolvere al meglio le esigenze dei clienti in questo settore della connettività, che ripeto è in grandissima evoluzione. E sinceramente un ringraziamento per quello, perché ho ritenuto l'iniziativa estremamente interessante e sul piano personale come aggiornamento professionale senz'altro lo tengo. E quindi lo consiglio.